Molto positivo l'esordio in campionato della Citygas, che supera 77-73 la Consult Invest, e l'ottavo successo su 14 gare interne di Avellino contro Pesaro, decisivo per l'assegnazione della posta in palio, il break di 15-0 in favore della compagine di Sacripanti tra il 27esimo e il 32esimo. I lupi hanno tirato meglio dei viaggianti sia da 2 che da 3, 51% e 40% contro il 44 e il 39 dei marchigiani. Ottimo l'avvio dei biancoverdi, trascinati da un produttivo Green, più 11 dopo 5 minuti, ma la reazione della compagine di Paolini arriva immediatamente. McKissic sale in cattedra e la VL piazza un break di 12-0 che vale il sorpasso al 14esimo. Gli ospiti alzano il volume in difesa e la Scandone cede qualche possesso di troppo, 10-20, ma i 20 punti in tandem di Nunley e Green consentono ai campani di chiudere in attivo la prima parte, 36-34. Nella ripresa equilibrio fino al 27esimo, poi la Citygas inserisce il turbo ed arriva il parzialone che spezza in due il confronto, più 16 per i padroni di casa al 32esimo. McKissic e Criston non gettano la spugna e la VL torna nella scia, meno 4 al 39esimo, ma dalla lunetta gli irpini sono quasi perfetti, 12 su 13 alla fine, e strappano i due punti, ventello per Nunley con 4 su 6 da oltre l'arco, 13-8 assist, 5 falli subiti e 22 di valutazione per Green, stesso score con 10 rimbalzi per Cervi. Dall'altro lato 29 punti per McKissic con 10 palloni catturati e 6 falli subiti, 17-5 assist per Criston.